Quando parliamo di conflitto parliamo di una parola che ci fa venire spesso in mente la guerra e quindi la violenza e le difficoltà. Però il conflitto non è solo quello, è anche l'incontro tra punti di vista diversi, è l'incontro tra culture diverse, no? È l'incontro con la città, è il modo di convivere in un condominio, è il modo di convivere sui luoghi di lavoro. Solo confrontandoci tra di noi e cercando la via per arrivare a soluzioni condivise si può immaginare di costruire una città più vivibile, perché in fondo poi il concetto di smart city richiama la vivibilità della città, cioè il fatto che la città sia a misura d'uomo, e oggi molto spesso non lo è. Ci sono conflitti urbani che hanno a che fare per esempio con la vivibilità degli spazi, col rapporto con la scuola e l'educazione, con la possibilità che i bambini vivano lo spazio urbano. Noi abbiamo città che non hanno nessuna forma e nessuna misura di bambino. Questo significa educare nuovi cittadini alla chiusura, perché un bambino che non ha la possibilità di uscire spontaneamente e di giocare spontaneamente, però i genitori non fanno nulla per questo, semmai fanno una petizione al sindaco. Allora la capacità di auto-organizzarsi per la gestione di situazioni conflittuali meriterebbe maggiore attenzione. C'è un altro ambito che è fondamentale, che è quello delle piazze, e che è strettamente connesso al discorso che facevo con i bambini. Questa città, cioè la città di Trento, per parlare dello specifico, ha delle piazze particolarmente belle, però sono totalmente invase, o perché sono luogo di parcheggio, o perché sono luoghi di cose organizzate, ma non sono il luogo del vivere spontaneo, non riescono ad esserlo. Quando parliamo di democrazia parliamo dell'agorà, cioè di un luogo dove trovarsi e parlare. Ma dove ci si trova e si parla? Ci si trova e si parla nella piazza, e non è più così. Oggi abbiamo straordinari strumenti che potremmo usare per scopi diversi da quelli per cui li usiamo normalmente e che possono favorire forme di aggregazione originali capaci di influenzare le decisioni. È estremamente difficile però mettere le persone in posizione attiva, perché la partecipazione non divenga partecipazionismo o assemblearismo che urla un po' e poi si sgonfia. È necessario che noi diventiamo capaci di conoscere il problema e possibilmente di concepire e immaginare anche delle soluzioni da proporre. Naturalmente c'è una terza istanza che è fondamentale, che è la capacità di negoziazione e quindi di valorizzazione delle proprie buone ragioni, esercitando il dubbio sulle proprie buone ragioni, perché potrebbero avere ragione gli altri. Stante la sordità di chi amministra e la non disponibilità di noi cittadini a metterci in gioco, la situazione si fa difficile, insomma.